a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Ho appena installato la patch modalità duo e soprattutto la cosa che per me era più importante e avevo detto anche nel tutorial precedente sull'addestramento era questa modalità qua, il poligono di tiro, che non è altro che un miglioramento dell'addestramento. Inoltre abbiamo qui, come vedete, la modalità duo. Ho fatto un paio di partite e ho avuto una bruttissima impressione, ma vi dirò più avanti perché voglio giocarci ancora un po' per capire bene le dinamiche. Andiamo invece a trattare quello che per me è l'argomento più importante per tutto il gioco e per tutti i giocatori. Andiamo in poligono di tiro, mettiamo pronto e guardate cosa tutto possiamo finalmente fare. Era probabilmente la ciliegina sulla torta che mancava su Apex Legends. Vediamo un pochettino. Se ci riusciamo. Allora, cosa importantissima è che si può entrare anche con i vostri compagni di lobby, cioè potete andare ad allenarvi in due o in tre e non più singolarmente. Questo è come appare la modalità poligono di tiro, ossia entrate nel gioco con una P2020. Altra cosa che vi faccio notare subito, non sono Lifeline, ma sono Pathfinder, ossia il personaggio che utilizzo di più e con cui mi voglio allenare. Posso lanciare le zip. Eccomi! Se non l'ho mai usato, posso imparare a usarlo prima di andare nel gioco. E ora ecco a voi la parte spettacolare. Guardate qui. Ci sono esattamente tutto ciò che è possibile trovare su Apex Legends. Allora, partiamo dalle cure, gli acceleranti Ultimate. Scudi, caschi, corazze, caschi, zaini e scudi ausiliari. Allora, probabilmente l'utilizzo di questi è legato al comprendere meglio il funzionamento, per esempio, con lo zaino dorato dell'utilizzo delle cure che si dimezza in quanto velocità, eccetera. Io credo che lo userò con i miei compagni di squadra, nel senso che ci organizzeremo in base a chi deve usare cosa, in base al ruolo che abbiamo nel game. Guardate qui invece, non passiamo dagli shotgun, passiamo armi leggere, subito R99. Guardate cosa c'è qua. Qui ci sono tutti gli accessori che troviamo nel gioco per migliorare le nostre armi. Noi finora ci siamo addestrati così. Ok, senza la possibilità, controllando semplicemente il rinculo e migliorando il più possibile la mira con quello che avevamo a disposizione. Adesso abbiamo a disposizione tutto questo ben di Dio. Cosa fondamentale? La presenza di questo nuovo personaggio. È un nemico con armatura viola. E come vedete con l'R99 lo uccido con un caricatore, sono io che ho una pessima mira. E mi devo abituare. Qui inoltre abbiamo le granate, come potete vedere, guardate, che vi servono per rendervi conto del danno che Granata potete termite fare. lanciata. Ok. Andiamo all'R99. E ce lo equipaggiamo con quello che preferiamo usare di solito. Io, siccome non ho una mira perfetta ancora, quando trovo il caricatore leggero esteso e ho due armi leggere, lo metto sempre sull'R99 perché non tutti i colpi vanno a segno. Posso mettere anche un calcio standard, non di livello leggendario. E mettiamo uno stabilizzatore viola. Sì, dai. Stabilizzatore viola, ci manca l'ottica. L'ottica possiamo mettere anche questa. Guardate un po' come cambia la cosa. Oddio, mira ancora pessima, però adesso va meglio. Vi rendete conto di come cambia la gestione dell'arma in base a ciò che equipaggiate.
Ok, un caricatore mi butta giù un nemico con lo scudo viola da questa distanza. Altra cosa importantissima, che riguarda me però, ho cambiato assolutamente, era necessario, la configurazione dei tasti. L'ho fatta proprio personalizzata sul joypad. Questo mi permette di fare queste cose qua. Allora, se all'inizio, quando si sparava, potevi saltare e spostarti, però sempre facendo questo gioco qua, mirando, ti spostavi poco, eccetera, eccetera. Adesso posso fare questo. Notate come la velocità è molto più rapida e il movimento è molto più rapido. Ok, per renderci conto. Poi, ripeto, l'R99 ho appena cominciato a usarlo, però diciamo che avere questa configurazione di tasti è veramente spettacolare. Proviamo un'altra arma, proviamo il Flatline. Anzi no, proviamo il Prowler perché da oggi c'è il selettore di fuoco. Abbiamo finalmente la possibilità di allenarci in modalità automatica, arma che io non ho praticamente quasi mai usato perché non riuscivo a gestirla. Adesso la posso utilizzare perché col selettore e con le OPAP a disposizione mi posso allenare. Quindi gli metto un bello stabilizzatore. Oddio, dov'è? No, l'ho messo. Un bel calcio per il rinculo. Guardate qua, nel giro di una settimana dovrei riuscire a gestirlo bene. Questo ovviamente da ferma, poi andrò ad allenarmi in base ai tasti che ho messo io. Ok. Diciamo che prima utilizzare un fucile da cecchino era una cosa veramente inutile perché non si potevano equipaggiare le ottiche. Adesso invece, esempio, triple take, gli monto l'ottica che voglio, quella con cui mi trovo meglio. Vado a mirare e come vedete, finalmente ci rendiamo conto di dove colpiamo e dove dobbiamo mirare con un mirino. In base alla distanza in cui si troverà il nostro nemico, noi ci regoleremo di conseguenza e capiremo quali colpi vanno a segno e quali colpi invece no. Bene ragazzi, per oggi è tutto, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Per me è una cosa bellissima poter entrare qua e trovare tutto a disposizione, poter usare la leggenda che voglio. Se tenete premuto il tasto Option, vi dice cambia leggenda e voi cambiate leggenda con quella che vi pare. Equipaggiate quello che volete, provatevi le cure. Adesso mi dovrei lanciare una bomba addosso per provare le cure. Vado a prendere un po' di munizioni. Potete anche provare le combo con bombe, Lancio una granata arma e via di sparo. Ok. Questo è veramente grande. È una cosa che merita tanto. Spero che abbiate trovato utile questa prima visione, ecco, della nuova modalità di addestramento. E scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Io credo che da oggi la gestione delle armi cambierà veramente e tutti potremo permetterci di usare praticamente tutto. Vi mando un saluto. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che l'8 novembre uscirà Death Stranding e lo streamerò tutto, tutta la campagna sul canale, sperando che magari qualcuno che non lo può comprare abbia piacere di giocarlo insieme a me e scambiare appunto delle informazioni mentre si gioca. Un bacione a tutti, ciao!